passi di Rho del mulino del Po. È un bel attracco gestito dal comune Crebb Ferrara, mi sembra, Adesso vi porto giù. È stato fatto la manutenzione da poco, guardate che bella manutenzione da parte della regione, dall'agenzia interregionale del Po. È stato rinforzato l'argine, che così le barche possono scendere, barche trainate dalle auto, perché lì c'è una discesa. Questo è un attracco, è gestita molto bene quest'area. Peccato che Gommone Crebb Ferrara, peccato che il ristorante sia stato chiuso per problemi logistici. Oh, che aria. Andare in bici è uno sballo, ragazzi. Qui allora mi trovo a Rho, che è una frazione di riva di Po, di un Po, per cui Rho in provincia di Ferrara,
Sono arrivato da Ferrara attraverso la pista ciclabile di Francolino, poi sono salito sull'argine destro del Po, che c'è la pista ciclabile che mi ha portato fino a qui. Facile, no? La pista ciclabile qui verso est prosegue fino al mare e arriva al Po di Gorino. Po di Goro, scusate. E arriva a Gorino dove c'è la foce. Invece indietro verso ovest arriva fino a Mantova, sempre si sta sull'argine del Po, per cui tranquilli. Solo un po' nel Mantovano c'è fanno transitare anche le auto, però poca roba, ecco. Ma nel tratto ferrarese da Stellata fino al mare, divieto assoluto di transito per le auto, per i mezzi motorizzati, solo bici e pedoni. C'è un bel vento, si balla qui sul Po. Ah, complimenti, una buona manutenzione con i pali che così tengono. Sì, sì. Questo è il ponte che collega la regione Emilia-Romagna in questo punto con il Veneto, cioè Rho con Polesella. Vedete, un bel molo con l'elettricità, l'acqua. Chiaramente man mano che si alza l'acqua si alza tutta la struttura, come vedete. Lì ci sono dei cassoni che man mano cominciano a galleggiare ed alzano la struttura. Qui ci sono i pali dove la struttura sfila, va in su. Benvenuti nelle terre del Mulino del Po. Qui adesso non c'è, ma c'è una che è questo, il Museo Galleggiante Mulino del Po, che è una copia dei vecchi mulini che li descrive molto bene Bacchelli nel Mulino del Po. Qui fa vedere tutta la, come si dice, il fiume. Qui vedete questa striscia rossa e la pista ciclabile che è denominata FE20, come vedete comincia da Stellata di Bondeno e va fino a Gorino, però prosegue fino su Zara. Non so se qui c'è, poi si può andare a Mantova. Da Stellata di Bondeno
fino a Gorino ci sono 123 chilometri. Bene. Comunque potete trovare su internet il percorso. Per chi è amante della mountain bike, del cicloturismo, qui ci si può venire tranquillamente anche con la bici da corsa. Va bene, andiamo. Ah. Uno, due e tre. Ah, e qui c'è da salire, Che il Po è basso, c'è poca acqua. Guardate come si sale qui. Ops. È una bella aria.